Buongiorno e buon martedì 30 luglio a tutti. Sono ancora vestito con una polo, poi metterò una giacca e una camicia per andare all'aeroporto della Malpensa fra qualche ora perché arriva Rafael Leao, il nuovo acquisto del Milan, il giocatore del 99, portoghese, potente, forte. Mi dicono gli osservatori che lo conoscono bene, che l'hanno seguito in questi anni, un giocatore potenzialmente un campione, un potenzialmente un fuoriclasse, un'altra mossa del Milan che, ripeto, non sogna o non illude, colpisce quando deve andare. Questo obiettivo è stato colto e dunque Leao oggi arriverà a Milano. Pomeriggio, ma molto più probabilmente domani mattina, le visite mediche alla clinica La Madonnina, mentre oggi pomeriggio probabilmente sarà impegnato per altre questioni. La visita delle visite mediche domani mattina, poi la solita visita di idoneità e il solito passaggio a casa Milan. Non sappiamo se il giocatore rimarrà subito qui a Milano per prepararsi subito al match contro il Manchester di sabato alle ore 18:30 diretto su Sport Italia e mia telecronaca. Vedremo, ma le visite mediche probabilmente domani mattina e non oggi pomeriggio. Ma oggi, questa mattina, vi faccio vedere un minuto e mezzo di immagini commoventi. Sono l'addio di Leo Duarte ai suoi compagni del Flamengo, perché Leo Duarte non oggi, ma probabilmente domani o dopodomani arriverà anche lui a Milano, manca solo una firma, e poi sarà un giocatore del Milan e anche il tassello difesa è a posto, con Caldara, con Romagnoli, con Musacchio, con Duarte, con Calabria, con Conti, con Strinic, Ricardo Rodriguez e Theo Hernandez. Probabilmente Ricardo Rodriguez o Strinic verranno ceduti, ma la difesa è a posto. Quindi con l'arrivo di Leo Duarte, vediamo le immagini. Avete visto le immagini di Leo Duarte che saluta i suoi compagni? Ripeto, sarà domani o dopodomani qui a Milano, manca solo una firma, ma oggi è la giornata delle immagini che vi manderemo fra qualche ora di Rafael Leao, il nuovo acquisto del Milan, potenzialmente un campione. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.